Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo l'attesissimo gioco Immortal Phoenix Rising di Ubisoft. È una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato questo gioco prima d'ora, quindi lo scopriremo insieme. Ok, perfetto, ci fa subito regolare i settaggi. Va benissimo. Anche perché non sappiamo cosa andiamo incontro, però credo che siano vada tutto bene. Interfaccia e lingua, calibrazione dell'interfaccia, lingua del menu in italiano, audio in italiano, e questo è una cosa molto apprezzata. Abbiamo tutto in italiano. Perfetto. Lingua sottotitoli italiano. Applica e continua. Nuova partita. Seleziona la difficoltà. Allora, storia, facile, normale, difficile, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che la facciamo storia. Sei in cerca di una bella storia ma non di sfide, difficoltà adatta ai nuovi giocatori che non vogliono impegnarsi troppo. Direi di andare in normale a questo punto. Sei in cerca di una bella storia, di una buona sfida, il gioco è stato progettato per questo livello di difficoltà. E noi andremo a provare proprio questo. Danni da caduta predefiniti, caduta lenta, implanata, nessun aiuto, timer predefiniti. È possibile modificarla in seguito. Vabbè, comunque sia, si può sempre modificarla in seguito. Splendida Hera, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone, che scuote la terra. Zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima. Come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi scheggiati di uno specchio rotto, guarda i tuoi dei! Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali! Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco,
Ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Ah, così. Creiamo il nostro personaggio. Allora, corpo. Cambiare la tipologia di corpo riporta il personaggio allo stato predefinito. Tutte le modifiche non verranno non salvate, andranno perse. Vuoi continuare? Sì. Un corpo così. Esatto, così. Abbronzato andiamo. Come me in spiaggia. Ah, ogni volta che clicchiamo lui parla. Andiamo? Ah, verde. No, andiamo così. E poi? Indietro. Perché indietro e non ok? Va bene, lasciamo stare. Faccia. Allora, vediamo un attimo. Lo sai. Sì. No, non mi piace il sopracciglio, però. Il colore dei pompelmi maturi. Ah, gli occhi. No, colore del pane abbrustolito. Scuri. Facciamolo normale. Facciamolo normale. Capelli mediterraneo, come... diciamo così. Ecco, i capelli piace pelato. Capelli neri pelato. Indietro. Poi i segni sulla faccia, i classici segni. A me non piacciono, quindi metterò dei segni nulli. Questa è la cicatrice che passa sul sopracciglio. Bella quella finezza. Sopracciglia normali, folte, mediterranee. Troppo. Ci sta, ma gli occhi a mandorla un pochettino forse. Ok, direi queste. Colore uguale ai capelli, che non ne ha. E barba. La barba. Vediamo come hanno fatto la barba. Non è male. Troppo lunga. No. Come i peli del petto di Apollo. Come i peli del petto di Apollo, ha detto. Con i baffetti? Oddio. La barba non... Non so. Non la vedo la barba su questo personaggio. Ma lo facciamo così. Così mi sembra un po' esagerata. Dovremmo metterci dei capelli, vediamo. Una cascata sulle rupi di Santorini. Potremmo farla così. Tipo pizzetto. È una barba bionda. No, faremo una barba bianca. Che brutta bianca. Ma sembra panna in plastica, plastil. Ok, neri. Andiamo con i neri. Blu? No. Neri, ok. Ci siamo.
Magari cambiamo la faccia così. Voce. Cosa vuol dire voce? Seleziona voce 1. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Vabbè, c'è voce solamente 1. Ah, è voce 2. La tempesta! Ma vabbè. Sveglia! La tempesta! No, è maschio. Sveglia. Ah, puoi fare il personaggio maschio con la voce da femmina? Non ho ben capito, ma va bene. Applica. Eccolo, lo vedo chiaro come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi, sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene dovrai segnarmelo. Trascinato su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Logago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Sono rimasto esterrefatto dal nome del capitano, però faccio finta di non aver sentito niente. Immergiamoci nei miti greci. Ok, noi abbiamo il personaggio, non so assolutamente i comandi, non mi è stato spiegato nulla. Sto camminando, saltello. Questo, ok, space, ok, WSD, space, salta. Suppongo che lo shift è per correre. Il control fa qualcosa che non ho capito. E l'alt, ah, l'alt fa questo sprint qua. Perfetto. Ok. Perfetto, la nave? Non ho capito. Va bene. Tasto destro del mouse non fa niente. Tasto sinistro, niente. Rotellina del mouse, nulla. Per adesso abbiamo Q ed è nulla. Quindi capiamo dove dobbiamo andare. Sicuramente ci farà scalare. Un po' all'Assassin's Creed. Ah, vedi, arrampicati. Abbiamo una stamina dell'arrampicata che si dovrebbe rimarginare, riempire di nuovo quando ci fermiamo. Qui c'è un tizio? No, è finto. Bello però. Ok. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre lo chiamavano e lo salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te. Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta. Tu non c'eri lì. Lasciali stare. Sono solo invidiosi. Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo. Logago! Logago, mi senti? Sei diventato freddo. Quale magia è questa? Ligirone! Dove sei, fratello? Sperduto e disarmato, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calmo. Ricordare l'addestramento. Io lo so che prima o poi sbaglierò quell'accento e lo chiamerò in maniera diversa. Usa la bussola per individuare gli obiettivi e orientarti in qualcosa. Che era, cos'era? Tab. Ah, trovo un'arma. Allora, abbiamo il menu, poi il simbolo dell'Ubisoft, che sono le abilità. Perché è spuntato qua il mouse? Sarà qua? Non lo so, va bene. Vabbè, 5 abilità. Possiamo fare salta e raggiungi piattaforme nemici distanti. Tieni premuto per saltare più in alto, più lontano. Oppure arrampicati, avvicina a una superficie verticale o salta per arrampicarti. Oppure altra roba, va bene. Dobbiamo andare. Questa è la mappa, signori. Non so se ci sono altre zone, ma
sembrerebbe solo questa. C'è un T-negozio, che non so cosa sia. E questa sono i segnalini. Ok. Zoom, R, ripristina. Vabbè. Seguire. Ma non c'è il roll? È la spada di mio fratello. No! Ok, prendiamo zona missione. Prendiamo la spada. Ottieni la spada. Così a gratis abbiamo trovato la spada. Legirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cosa ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo, non era solo. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. E come si para? Allora, diciamo che abbiamo la narrazione sotto che... Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Schivata. Fico. Che fa il mio lavoro, praticamente, il narratore. Bello, tranquillo. Schivatona. Fino adesso è il combattimento è un po' hack and slash, ok? Attacca, schiva, eh? Non vedo segni di parata. Da lassù dovrei riuscire a osservare la zona. Tipo Assassin's Creed? Va benissimo. Perché c'è ancora il rosso qua? Man loot, auto loot. Ok, vabbè, ci sono altre cose qua in giro però, eh? Vabbè, vediamo un po', andiamo lassù. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Andiamo dove ci porta. Accerchiato dalle sfide, completamente solo, questo giovane eroe era determinato a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No, è importante per creare l'atmosfera. Ecco, Prometeo, però decidiamoci, o parli tu o parlo io. Altrimenti qua è un casino. Ok, saliamo e prendiamo i funghi. Chissà perché ci sono sempre i funghi nei videogiochi. Mai altra roba. Tipo i carote, perché non mettono le carote? O i broccoli. Perché non i broccoli, sempre i funghi? Non lo so, magari non piacciono a tutti i funghi. Come i broccoli. Hermes, mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona, finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati, quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. C'è anche uno sfrigolio scintillio da qualche parte. Che direi di andarlo a prendere. Fungo blu, signori. Chissà cos'è. Ottieni. Abbiamo ottenuto dell'ambrosia. Profumo di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Phoenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Ok. Praticamente ci abbiamo l'idea che si fanno scommesse sulla nostra pellaccia. Ci sta, ci sta.
Il destino di Phoenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo! Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Vista acuta. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione ai feedback che ricevi mentre osservi vari tipi di luoghi. Premi E per rilevare, per rivelare le loro icone in modo permanente in vista acuta. Vabbè. Tipo così. Crippe dal Tartaro. C'è il Tartaro. Grande lira apparsa. Ho visto qualcos'altro. Cos'è qualcosa lì? Sfida movimento rivelata. Mostra. Ambrosia apparsa. Scrigno apparso. E qua non me lo fa, troppo lontano. Qui c'è qualcosa. È un po' criptico perché ogni tanto perdi ambrosia apparsa. E tanta altra roba praticamente. Quindi lo facciamo manualmente, non come Assassin's Creed che vai lì e fai identifica tutto per il potere di Grayskull. Quella è un'altra cosa. Comunque sia, noi dobbiamo andare da qualche parte. Abbiamo capito che dobbiamo andare lì. E come si fa a togliere questa cosa? Con chiudi F, nascondi luoghi completati. Potevamo fare molto di più. Ah, però ce l'ha sbloccata lo stesso. Attenzioni. Ok. Va bene. Come faccio a scendere? Lo stagno. Con l'aliante? No, col salto di Assassin's Creed. Vita o morte? Ah, ok. Io mi butto, Ma tipo così, Dai. Bravissimo, ce l'hai fatta. Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada. Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi ha dato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso della poesia? Ah, praticamente è un gioco cantastoria. Ci sono i due narratori che sarebbero le divinità, che creano una storia, nel frattempo noi la viviamo in prima persona. Questo Ma è quello chi che ho fatto questo? Cercato di capire. Smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che ci siamo. Ok, sono bloccato. Oh, il Q è parata, perfetto. Ho notato che si distrugge l'erba, questa cosa mi piace, quello è andato via. Non vedo niente perché c'era l'albero. E sono troppo forte, signore, sono troppo forte. Persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. E lì ci sono altri due. Ottimo. Non so cos'è quell'altra barretta che hanno sulla testa. Ne hanno due, una rossa e la vita. L'altra non ne ho la più pallida idea. La stamina, la parata, il tempo di magia per castare la loro magia, non ne ho la più pallida idea. Oh, immergiti. Quindi mentre nuotiamo abbiamo anche lì una stamina
che se non raggiungiamo i luoghi velocemente, penso che ci lasciamo le penne. Il salto dall'acqua è terribile perché salta veramente in alto. E lì sotto c'è qualcosa. Esatto. L'altra ambrosia, signori. Ottimo. Dite, ma non puoi usarla, perché ci ha detto Prometeo. Ma, come disse Zeus, aspetta un attimo e poi vedrai. Bene, è questo un dungeon? Ehi! Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Fenix si avvicinò all'ascia, sentendo che lo chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Fenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Crepaccio, entriamo. Spavaldi, entriamo. Ma così proprio? Ma sì. Bene, ecco la fine di Fenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma... La fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Innovativo torturatore finita. Zeus. Neanche per sogno. Piromane Prometeo. Ci hanno... Trollati. Siamo stati trollati. Figo. Mi è piaciuta questa... Potevo chiuderlo lì il gameplay, naturalmente. Ma ci vediamo questa parte. Perché credo che qui ci sia il primo puzzle della storia che stiamo vivendo. E cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Dove è atterrato Fenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Fenix era nel totale dubbio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No. Vai avanti. E siamo nel Tartaro dei denti qua. Non lo so. Ok. Quello si attiva. Tiriamo la leva. Questo cosa fa? Ok, un checkpoint, penso. Fino adesso è salta salta. L'ambientazione non è male, mi piace. Perché c'è lo spazio, naturalmente. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Ci sarà un boss. Ad accettare la mia sfida, o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Poi perché Fenix? Perché non possiamo dare noi il nome al personaggio? L'avrei chiamato Fabrizio, Guglielmo. Ci stava. Guarda la faccia di Guglielmo. Guarda, guarda. È proprio lui, Guglielmo. Il nostro eroe. Invece no, Fenix. Vabbè. Tanta roba. Ma questa leva cosa serviva? Ah, qua. Ok. Slap e slap. E là sotto... ho visto una cosa che mi piaceva di più, però. Ma stiamo tornando indietro, forse? Dobbiamo andare lì. Forse ho sbagliato, eh? Oh no, no, giusto, perché ho preso la chest. Quindi dobbiamo saltare lì e lì ci sono delle ali. Io vedo, intravedo, li intravedete? Li riuscite a vedere? Io sì. E come faccio... andare di là? Cadrò come tutti gli altri. Eh sì, a meno che ci proviamo.
Slappidoni. Non funziona così. Ci ha tolto un po' di vita. Però dice una leva. E questa leva suppongo attivi quelle. Perfetto. Questo toglie quello. Va bene. A meno che aspettiamo un attimo. Se io faccio così, cosa succede? Si blocca. Forse l'ho capito. Allora, c'è una pedana di là e una pedana di qua. Quindi facciamo una prova. Se io salto di qua, lui si spiattella. Quindi queste pedane devono salire. Perfetto. Una cura. Se io faccio così, quelle non sa. Ah, salgono qua. Ma dillo prima che erano qua. Io non le avevo viste. Cioè, completamente non le avevo viste. Ce la faccio? Madonna mia, stavo per morire. Ok, abbiamo preso le ali. Che onestamente, a me non piacciono le ali nei videogiochi. Io preferisco le mount volanti. Cosa sono? Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Non mi fa morire però, perché già sono morto una volta. Anzi, due. Dalla regia mi dicono due, sì sì, due. Ok, doppio salto... Pam pam, ok. Wow, ah, funzionano davvero? Più o meno. No, così però non funzionano più. Ma oh, Ma le ho già prese, no? Trova l'ascia, quindi ce l'ho. Quindi adesso faccio così, vabbè, facciamolo con calma, va. La vita si sta ripristinando. Saltiamo di qua. Durano poco. E non vanno in planata. Ok, saltiamo di qua. Qua è più alto. Praticamente è un doppio salto e basta. C'è un pallino qua. Era mio. Lascia. Allora non la prendo. Lascia. Lascia di Atalanta. La più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Ok. Lascia due mani adesso. Shift, attacco con la... con l'ascia. Ok. Attacco E. Possiamo usare le ali mentre combattiamo, eh? Quindi una combo del genere più ali, ok. Senza morire, ci curiamo con l'uno, che abbiamo una pozione. Uno è volato via. Quello ci spara, lo evitiamo. Questo lo potevo evitare. Quello glielo ho rimandato indietro con la parata, eh. Vediamo se lo riesco a fare. Sì, ok. Ma volano via le personaggi, proprio. Vieni qua, facciamo un po' di praticità. Poi si dice pratica. Ah, lui è così. Ma contro l'ascia non fai nulla, ciccio. Indicatore stordimento. Riempi l'indicatore di stordimento, che non ho letto più. Va bene.
questo? Ah, ok, un pulsantone per... Ora se ne scappa via, vero? Uno dei miei fulmini! Nascosto da tifone. Dove? È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, ah, eccolo lì! Mica l'avevo visto. Ho una paura matta di ste ali perché sono un po' antani. Ottieni. Una riproduzione del fulmine di Zeus. Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. No, ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Ah, qua posso volare? No. Dopo essere finito negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuto, Phoenix riemerse vittorioso. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile? Oh, forse sono maledette? Ok, la nostra preview finisce qui, anche perché è ambientato questo gioco sulla storia e non voglio spoilerare più di tanto. Come tutte le preview non lascerò nessun feedback, nessun commento su questo gioco, lascio a voi giudicare il gioco se vi piace oppure no. Spero che abbiate capito molto di più da questa preview come è il gioco. Potete supportare il canale lasciando un like o un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima, bye bye!